Ma c'è qualcuno alla porta? Sigla. Qualcuno alla porta di Geoffrey Holiday Hall. Io vi ho già parlato del precedente La fine nota, che è un vero capolavoro del noir. Quello dovete per forza leggere, uno dei libri noir più belli di sempre, secondo me, un libro fantastico, eccezionale. Ma questo secondo libro di Geoffrey Holiday Hall, per sapere chi è Geoffrey Holiday Hall, vi rimando al video appunto sulla fine nota, perché è un autore misterioso che si serve appunto di questo nom de plume e la cui vera identità non è stata mai scoperta. E io ho trovato, spulciando in rete, ci sono pochissimi video qua su YouTube dedicati a Holiday Hall, e uno dei pochi è di questo Romagnoli, che è uno scrittore anche interessante, che parla per una mezz'oretta nel corso di un festival appunto di Geoffrey Holiday Hall, e lui ventila un'ipotesi proprio a proposito di questo qualcuno alla porta, dove ipotizza che dietro Geoffrey Holiday Hall si nasconda niente poco di meno che Orson Welles. E effettivamente l'ipotesi non è così peregrina, perché in questo libro i fatti si svolgono a Vienna nel primo dopoguerra, siamo tra il 46 e il 50, mi sembra nel 50 proprio, cioè c'è stata la guerra mondiale, Vienna è stata divisa nelle quattro potenze vincitrici, ed è la stessa situazione, lo stesso scenario in cui si muovono i personaggi di quel film meraviglioso che è Il quarto uomo, dove appunto Orson Welles fa la parte di uno dei protagonisti. E c'è quella frase famosissima sugli svizzeri, sui Borgia e sugli orologi a cucù, che adesso vi faccio sentire, perché se non la conoscete vale la pena ascoltarla, perché è una citazione famosissima. Sai quel che diceva quel tale? In Italia per 30 anni e sotto i Borgia ci furono guerre, terrore, omicidi, carneficine, ma vennero fuori Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera non ci fu che amore fraterno. Ma in 500 anni di quieto vivere e di pace che cosa ne è venuto fuori? L'orologio a cucù. Ciao Alga. Quello che io penso a proposito di Geoffrey Holiday Hall è un po' diverso da questo, nel senso che io penso che si possa trattare addirittura di due scrittori diversi, perché devo dire che questo Qualcuno alla porta rispetto alla fine nota è scritto anche con uno stile molto diverso, un libro completamente diverso. Questo intanto non è un noir, non è un giallo, anche se sia venature gialle, venature noir, ma è sostanzialmente un racconto, un romanzo di spionaggio. E in questo senso ricalca molto, non la trama per carità, ma ricalca molto il modo proprio del film Il quarto uomo. Perché anche in quel film ci sono una serie di eventi, ci sono una serie di punti di domanda che sono tipici del giallo, che sono tipici dell'investigazione, ma in realtà quello che tiene su tutta la trama è una situazione caratteristica dello spionaggio e della spy story. Sottogenere o genere, fate voi, della narrativa crime, che a me francamente non piace. Ho letto qualcosa, ho letto tutti gli Ian Fleming di 007, sono veramente dei bei libri, ma non è il tipo di genere che mi appassiona di più. E devo dire che questo Qualcuno alla porta ha dei punti di forza non tanto nella trama, dove io alla fine mi sono anche perso in tutto quello che è successo. Non mi interessava più sapere chi è che aveva fatto cosa, per quale motivo, perché, ripeto, io queste trame di spionaggio non riesco a seguirle così tanto. Non mi interessa, non ho questo tipo di mentalità, per cui un po' mi perdo. Però questo è un libro che comunque, anche se in certi tratti un po' mi ha annoiato, e secondo me è veramente inferiore alla fine nota come scrittura, anche come libro in sé, non come scrittura forse no, ma come libro in sé è inferiore alla fine nota, ma è un libro che comunque vale la pena di leggere, perché questo Geoffrey Holiday Hall è una bellissima penna. Intanto vi dico che la nota di stile, che poi ce la togliamo di mezzo, ma è una cosa che permea e che rimane in tutto il romanzo, è che i protagonisti, questo Casey e sua moglie, sono americani, quindi parlano inglese. E siccome sono dei giramondo, adesso non importa sapere perché sono lì, ma siccome sono dei giramondo e vanno un po' in tutti i paesi, la moglie di Casey sostanzialmente prova a studiare la lingua del posto, le usanze, una che si interessa, e quindi mastica un pochino di tedesco. E lo stesso Casey qualche parolina di tedesco lo sa, ma si muovono in una Vienna dove i tedeschi parlano inglese, gli austriaci, e gli austriaci che parlano inglese in modo completamente sgrammaticato. E questo ha una componente, possiamo dire, quasi neorealistica della resa della lettura, che da un certo punto di vista fa immedesimare molto in quell'ambiente, fa sentire quel tipo di realtà, di situazione, di momento storico, te lo fa proprio percepire in modo molto diretto. Da un altro lato, secondo me, indebolisce un po' la narrazione e la storia, perché uno deve stare
un po' attento a, non so come dire, deve un po' capire quello che si vuole dire al di là delle parole, proprio per l'uso, come avviene un po' quando ci parla uno straniero. Tu capisci a grandi linee cosa ti sta dicendo, cosa ti vuole comunicare, ma vieni un po' distratto dal modo in cui lo dice. E devo dire che questo è qualcosa che, se è un plus in un certo senso per il modo di scrittura di Holiday Hall, devo dire che un po' mi ha disturbato nella lettura, ma è una questione meramente di gusto personale. Di certo è mille volte superiore a "mi scusi, signor", che usava Caleb in Joël Dicker, va bene? Quindi stiamo parlando di un altro tipo di scrittura, di un altro scrittore, per carità. Però ecco, è un bel espediente che è stato usato nel modo giusto, ma che a me non mi ha stuzzicato così tanto. E una delle scene più interessanti in questo romanzo avviene in un bagno turco. In questa atmosfera dove, poi vi farò vedere anche sul nome, non me lo ricordo, vi prego, i nomi sono il mio tallone d'Achille, quindi non riesco a ricordarmelo adesso, ma vi metterò la foto del palazzo in cui gli avvenimenti iniziali vengono portati avanti dalla narrazione, e sono un bagno turco dove c'è questo paternoster che è una sorta di ascensore. Non l'avevo mai sentito questo termine, non lo conoscevo, se voi lo sapete scrivetemelo qua nei commenti. Questo paternoster che è una sorta di montacarichi di ascensore, veramente, che fa spostare da un piano all'altro gli avventori di questo bagno turco. Tutta questa scena è veramente quasi uno stereotipo di quei film di spionaggio, di quei film noir degli anni 40-50. Mentre la leggevo mi ha richiamato sicuramente qualche film, qualche noir che ho visto, qualche libro che ho letto che si ambientava in una situazione simile, ma a cui non so fare riferimento. E quella parte secondo me è molto affascinante. Anche lì riesce a creare una forte suspense, una forte situazione di ansia nel lettore che si aspetta da un momento all'altro che succeda qualcosa, e effettivamente succede qualcosa, ma quella parte è forse la più godibile del libro. Devo dire che al di là della trama, che vi ripeto, per me è stata un po' noiosa, ma non è il mio genere, quindi non la giudico, devo dire che questo libro ha dalla sua parte un modo di scrivere che, anche se secondo me stilisticamente è diverso da qualcuno alla porta, è comunque un bellissimo scrivere. E io poi vi leggerò qualche passo e ve lo commenterò velocemente, perché la bellezza di questo libro, per come la vedo io, è stata tutta lì. E ci sono dei passi dove si respira una forte ironia, che però in questo caso non mi è sembrata di tipo British, non so come dire, una sorta di ironia proprio americana. Ma ci sono delle descrizioni, degli elementi che sono molto molto ben fatti, molto divertenti e molto ben scritti. E poi, come al solito, ci sono delle citazioni. A un certo punto c'è, non mi ricordo se sia la moglie di Casey o loro due, arrivano in questa biblioteca, in questa libreria grandissima di un appartamento, e guardano i libri, e ci sono dei titoli di Jack London, mi sembra, e trovano anche dei libri pornografici, o comunque trovano il Kama Sutra, e trovano anche dei libri gialli. Come ancora una volta dare la dimensione del fatto che, anche se Holiday Hall scrive noir, scrive gialli, il libro giallo è visto ancora in quel contesto come qualcosa veramente di povero, di basso, ripeto, come quasi a livello di un romanzetto rosa, di un romanzetto mezzo pornografico. Stiamo parlando di letteratura di serie B o di serie C ancora in quel momento, anche se lo stesso Holiday Hall, chiaramente, essendo un autore di un libro così ben fatto, non è d'accordo, e lo dimostra non solo con la teoria ma anche coi fatti. E poi, come capita un po' in tutti i romanzi noir, i romanzi dove ci sia un'investigazione vera e propria, per forza di cose, lo fa Colin Dexter, lo fa Agatha Christie, se non mi ricordo male, stessa, e lo fa Geoffrey Holiday Hall. A un certo punto Felicia, mi pare che si chiami la moglie di Casey, dice: "D'accordo Sherlock, adesso come andiamo avanti con questa indagine?" Una cosa del genere. Quindi, ancora una volta, vedete come, al di là di tutto, al di là di quella che possa essere la storia di Monsieur Dupin e qualunque altro origine del romanzo, della letteratura crime and noir voi vogliate mettere in ballo, l'archetipo, l'origine di tutto è comunque riconducibile a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes è lo stereotipo, è l'archetipo vero, è l'idea pura di investigatore. E qualunque persona voglia fare ironia o voglia riferirsi al fatto che si sta facendo un'indagine chiamerà l'indagatore Sherlock. È inevitabile, così, ed è così anche in questo romanzo. Ed è una cosa che ogni volta mi colpisce e mi fa sorridere, perché nonostante la marea di investigatori, di detective che si sono succeduti negli anni, Sherlock Holmes rimane inossidabile, insostituibile. E io prima o poi ve ne parlerò. A proposito dell'uso del tedesco, vi volevo dire ancora questa riflessione che ho fatto, che così come io dal lettore mi sono trovato un po' disorientato, un po' infastidito, posso dire, da quest'uso del tedesco,
Allo stesso modo è quello un po' che succede probabilmente ai protagonisti, a Casey e Felicity, o Felicia come si chiama, ed è il fatto di dare una sorta, un alone di mistero, una sorta di straniamento man mano che si va avanti nella lettura, perché voi capite che nel testo vengono inserite parole veramente in tedesco e c'è un passo molto interessante e molto divertente anche in cui loro cercano di tradurre, non mi ricordo se fosse un biglietto, una frase, comunque cercano di tradurre con vocabolario alla mano per capire cosa stavano dicendo queste persone in tedesco, e c'è una parola che è difficile da tradurre, e quindi tutto questo fa ancora in un certo modo atmosfera su quello che uno straniero in terra straniera vive quando si trova invischiato in qualcosa di più grande di lui e deve cercare di capire, ha questo senso di impotenza, di difficoltà, di stordimento, di straniamento anche, che è reso molto bene con questo, non solo l'uso del tedesco e delle tedesco tradotto in inglese, ma anche con l'uso di parole vere e proprie in tedesco o frasi in tedesco che i protagonisti devono usare, un grimaldello per riuscire a scardinare quello che si nasconde dietro queste parole. E questo è molto interessante, chiunque di voi sia stato a vivere per un periodo all'estero si sarà reso conto che la lingua è cultura. Io adesso non voglio fare un pippone su questo coso, su questo tema qua, però chiaramente la lingua è cultura, quindi conoscere la lingua implica anche conoscere le culture di quel popolo, essendo loro degli americani che erano là a Vienna per un viaggio di affari, chiaramente hanno difficoltà a capire veramente in profondità quello che sta succedendo. E questa è una parte del fascino della narrazione di questo romanzo, che è così, non so come dire, così nebbioso in un certo senso, così difficile da penetrare, così difficile da vedere veramente come sono le cose, ed è una parte del fascino appunto della situazione dello spionaggio che viene narrata in questo bel libro. E poi ci sono delle righe ogni tanto che sono chiaramente figlie del tempo in cui questo romanzo è scritto. Io ne ho trovato una che adesso vi voglio leggere perché mi ha fatto veramente molto ridere. E sentite, ma un omicidio non può essere messo a tacere. Non è come un bambino che frigna nella notte e al quale si dà un po' di tintura doppio canforata e torna il silenzio. La tintura doppio, la droga, drogavano i bambini per non farli piangere, capito? Cioè, quando voi leggete anche un romanzo che non è scritto nei nostri giorni, ci trovate anche queste cose che sono delle perle, delle chicche. Vabbè, questa cosa che davano l'occhio canforato mi ha fatto morire dalle risate. Invece, se devo muovere una critica al meccanismo e alla narrazione di questa storia di spionaggio, perché comunque è una storia di spionaggio alla fine, è questo. Loro, non vi dico come, non vi dico dove, ma trovano un nastro magnetico dove c'è un'incisione che loro stanno ascoltando e che porterà avanti l'indagine. E in un modo o nell'altro questa, l'ascolto di questo nastro magnetico viene interrotto. O lo interrompono loro, o ci avviene qualcosa che interrompe l'ascolto, o spengono il registratore senza che ci sia un motivo vero e proprio. Man mano che la storia va avanti, questo nastro magnetico funge un po' da Deus Ex Machina, o comunque funge un po' da motore della storia, quello che quando arrivano a un punto morto, comunque un punto in cui loro avrebbero dovuto sapere delle cose, non le sanno e poi le ascoltano sul nastro magnetico. E questo espediente mi ha dato un po' fastidio perché sì, era una registrazione sicuramente molto 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 lunga, ma io voglio dire, se tu stai indagando su qualcosa e hai trovato una registrazione qualunque, anche se ci sono dei silenzi che durano per lunghi minuti, anche per ore magari, tu quei silenzi li fai andare avanti e poi quando c'è un suono, una parola, lo ascolti, perché funziona così, perché tu non puoi tralasciare una cosa così importante, una prova così importante, lasciandola a metà perché succede qualcosa. Se c'è una situazione di pericolo come quella che loro vivono, o uno spionaggio, una ricerca, un'indagine che stai facendo, e c'hai un elemento come un nastro magnetico registrato, tu l'ascolti tutto fino in fondo. Se non capisci qualcosa, pazienza, ma questo a me è un po' disturbato dal punto di vista della, proprio della narrazione, dell'espediente, del meccanismo che porta avanti la storia. Però Niente di più grave di tante altre porcate che possono, di vere porcate voglio dire, che possono essere, che potete trovare in romanzi scadenti, questo sicuramente. Vi ho detto anche che Geoffrey Holiday Hall è una bellissima penna e adesso vi leggo qualche passo per farvi capire cosa intendo, vi leggerò una descrizione, vi leggerò la presentazione di un personaggio e vi leggo questo breve passo, sentite. Distavano in quel momento soltanto pochi passi. L'uomo gli voltava le spalle mentre si affrettava in direzione delle scale. Non c'era niente di particolare in lui, un cappotto, un ciuffo di capelli su una testa pelata, un cappello in mano.
Il suo cervello notò tutto questo e se ne dimenticò. Io ho sottolineato questa parte perché è effettivamente una cosa che capita a tutti noi. Lui sta vedendo delle persone in giro in questo bagno turco, sta vedendo delle persone in giro e come facciamo tutti? No, veniamo colpiti da una persona che ci passa davanti o che abbiamo incrociato, che ha magari il particolare, in questo caso il cappotto, il ciuffo di capelli sulla pelata. Il suo cervello, dell'osservatore, di Casey in questo caso, ha notato tutti questi particolari, quindi il cervello li ha visti, gli occhi li hanno visti, il cervello li ha presi, ma se ne anche dimenticato. Perché? Perché non sono cose importanti. Se ci dovessimo ricordare tutto quello che ci colpisce, che vediamo nell'arco di una giornata, non sarebbe possibile, chiaramente. Ma questa cosa che il cervello lo colse e se ne dimenticò mi è piaciuta molto. E anche qui, sentite, è un po' lo stesso tipo di narrazione, lo stesso tipo di cosa che mi ha colpito anche in questo breve passo che vi leggo. E questo è quello che per me vale la lettura di questo libro, al di là della storia che può essere datata, può essere poco interessante per me che non leggo spy story, ma sentite. Ora, rientrando nella prima stanza con la piscina e le fontane, vide che tutti avevano preso un nuovo aspetto. Avevano perso l'estraneità della sua prima occhiata, senza però assumere alcuna reale identità. Quello che sta descrivendo qua, e mi ha colpito molto perché anche questo è una cosa che tutti prima o poi abbiamo provato, quando andiamo in un posto e ci torniamo. Lui è in questo bagno turco, in questa grande piscina, immaginatevi, in questa grande struttura con dei bagni, e sale giù e su per le scale o per l'ascensore e vede delle persone. La prima volta che le vedi non le noti, quando ripassi là, è una persona che hai già visto e te la ricordi, ma non sai veramente chi è. Ed è l'effetto un po' di quando si va a fare colazione nei grandi alberghi, no? Si va uno, due, tre giorni a fare colazione nell'hall tutti assieme, magari vediamo due o tre persone che abbiamo visto anche gli altri giorni, ma sono comunque degli estranei. Questo passo è veramente molto bello, molto ben scritto. Anche qua, quello che volevo dirvi è che queste cose vengono dette veramente in poche righe, con poche pennellate, che riescono a dipingere e a presentare un concetto molto bello e molto particolare, un'idea che l'autore ha avuto, che lo scrittore ha avuto, e riesce a metterla giù in modo così efficace e così breve. Questa è una cosa che mi affascina sempre, che io, da scrittore o da aspirante scrittore, se volete, cerco ogni volta di cogliere e di analizzare, perché è questa la bellezza della scrittura di chi sa scrivere, che riesce a dirti qualcosa nel miglior modo possibile stilistico e a fartela arrivare nel modo più diretto possibile. Vi leggo anche un altro breve passo, sono tutti passi molto brevi, ma ve li leggo. Questo è molto ironico, è stato molto divertente e mi ha anche un po' colpito sul personale. Sentite, c'erano circa 8 o 10 uomini seduti sui gradini di pietra o distesi con le teste appoggiate sui ripiani di legno. I loro volti recavano impressa l'ostinata sofferenza di uomini che sperano di perdere sudando poche ore quelle pance che sono il frutto di tutta una vita. È chiaro che qualunque persona grassa si illude che facendosi una bella sudata nella sauna nel bagno turco poi riuscirà a buttare giù qualche chilo accumulato in tutta una vita di mangiate che ti fa mettere sulla pancia. E questa è un'esperienza a parte personale, ma è una cosa chiaramente che coglie un punto di vista, un lato ironico fortissimo, che è comune a tantissime persone. Anche qua vedete come con due righe, con due pennellate, ha centrato il tema in modo magistrale. Holiday Hall ha una penna veramente fantastica, chiunque gli sia stato è veramente uno che sa scrivere. E adesso vi leggo questa presentazione magistrale di un personaggio. Ve lo faccio quasi in tutti i video che avete visto qua sul canale, perché ci tengo, perché secondo me saper dipingere, saper presentare un personaggio è una delle cose più importanti per uno scrittore, anche più belle che il lettore possa ricevere durante la lettura. Sentite, perché questo è veramente molto bello, molto molto bello. Sulla soglia del paternoster, l'ascensore, c'era un uomo grande e grosso con dei baffi mogi come se ci fosse piovuto sopra. I suoi occhi avevano la vacua rotondità dei chicchi d'uva pelati. La sua cravatta era stretta con un nodo four in hand intorno al collo di una camicia sporca e somigliava vagamente ad un personaggio delle commedie popolari dei tempi del cinema muto. Questa cosa degli occhi come dei chicchi d'uva pelati è un particolare che secondo me è meraviglioso, è di una bellezza, come gli sarà venuto in mente a questo scrittore di usare un paragone così. Sapete l'acino d'uva quando lo pelate, che ha quella traslucenza, quella è opaco e traslucente allo stesso tempo ed è acquoso, è bellissimo, non so come cavolo gli sia venuto in mente, ma è un particolare bellissimo che domina, tra l'altro, secondo me, e infatti lui poi si ricorderà il signore con gli occhi come acini d'uva, che mette quasi in secondo piano
quello che dice sui baffi, che è altrettanto bello e altrettanto spettacolare, dei baffi emoji come se ci fosse piovuto sopra, e vi immaginate subito i baffi bagnati che danno quell'idea di tristezza, di malinconia. E poi questo nodo della cravatta su una camicia sporca, e lo paragona a una persona, a un attore del cinema muto degli anni andati. Cioè, vedete come essere grandi scrittori vuol dire questo. Vuol dire che tu non devi per forza fare... E adesso io non voglio ripetermi sempre, ma perché dei libri veramente scadenti ne ho parlato di pochissimi, e c'è il video sulla descrizione che Joel Dicker fa su Nola Kellerghan. Ecco, guardate la sciatteria con cui Joel Dicker descrive Nola Kellerghan e guardate l'eleganza, la bellezza, l'arguzia e l'efficacia con cui Holiday Hall descrive questo personaggio con i baffi e con gli occhi acquosi come acini d'uva. Mettete a confronto queste due descrizioni e da questo capite e usate questo come punto cardinale, come bussola per orientarvi su quale sia uno scrittore che vale e quale sia uno scrittore che non vale. Joel Dicker non vale il vostro tempo, Holiday Hall è valso il mio tempo, anche se ha raccontato una storia di spionaggio di cui non me ne frega niente, una storia di cui non mi ricordo i particolari, non mi è interessato. Ma uno scrittore che ti regala una perla così, che ti regala l'ironia, che ti regala il tipo di scrittura con la, come vi ho detto, il tedesco tradotto in inglese e tradotto a sua volta in italiano molto bene dalla traduttrice, capite che questa è una lettura che vale la pena fare. So che vi sto facendo molte letture, anche questo video probabilmente durerà molto, mi dispiace, però vi sto leggendo dei brevi passi che non alterano niente della trama, della godibilità del libro, ma che vi danno idea di quelle che sono forse le cose che piacciono a me, più che quelle che sono importanti per il libro. Per quanto ve ne possa fregare niente, ma comunque. Ci sono questi, come vi ho detto, il fatto del ciuffo di capelli, il cervello che dimentica, c'è anche questo pezzo che mi è piaciuto moltissimo. Perché riesce anche qui, la grandezza dei veri scrittori è che con due pennellate riesce a dire una verità che è sotto gli occhi di tutti, ma che molti, che il cervello vede ma che non registra. Sentite, a quel punto tutti loro seppero che avrebbe parlato, che doveva parlare, ed era inutile essere discreti, non aveva senso tentare di bloccarla, perché qualcosa l'aveva tormentata per lungo, lungo tempo, ed ora lei doveva raccontarla. Cosa sta dicendo qua? Sta dicendo che per quanto un essere umano possa avere dentro di sé un segreto che deve custodire, qualcosa che non deve dire, arriva un momento in cui si crea una situazione, un mood, come dicono gli inglesi, si crea un'atmosfera, si crea una condizione nella quale tu non puoi fare a meno di raccontare, devi raccontare quello che non avresti voluto dire. E chi ha figli probabilmente lo sa, a me è successo, coi bambini quando sono piccoli, con gli adolescenti, ma con le persone in generale, succede che se vostro figlio o vostra figlia ha qualcosa che è duro da dire, che non vorrebbe dire, o che, perché magari gli viene difficile dirlo a voi che siete il padre o la madre, come fanno i bambini? All'inizio aspettano, sono recalcitranti, esitano, stanno zitti, fanno la faccia in quel modo, aspetti, dici, magari fai una carezza, magari dici da insisti in qualche modo, finché arriva il punto di rottura in cui la persona dice quello che forse non avrebbe voluto, non avrebbe dovuto dire, ma perché da dentro c'è qualcosa che preme per far uscire, perché, sapete, would you help me to carry the stone, no? Vuoi aiutarmi a trasportare la pietra, a condividere il peso? Quando una persona ha un peso dentro, l'unico modo di alleggerirsi è di condividerlo e di parlarne con qualcuno. Ed è quello che succede in questo momento della narrazione e che Holiday Hall descrive con queste pennellate meravigliose. A proposito sempre della presentazione dei personaggi, vi dico anche come viene presentato Casey nel romanzo. È un modo molto particolare perché dà l'idea di questo personaggio, di questo protagonista che prende le cose tutto alla leggera, quasi in modo, oserei dire quasi in modo sciocco, in modo poco consapevole. Casey va a parlare con tutti, con tutte le persone che si trova attorno, di questo fatto che è successo qualcosa, che gli vogliono dare qualcosa, l'hanno chiamato per lasciargli qualcosa, che è chiaramente qualcosa che riguarda lo spionaggio. E lui ne parla apertamente con tutti i suoi amici, con i collaboratori, col barman, con le persone che si trova intorno a Vienna, che sono quelle che lui frequenta, ma non sono dei veri amici con la maiuscola. E quindi una persona leggera, possiamo dire, non stupida, sicuramente non sciocca, ma leggera. Sentite la descrizione di Casey. Rideva molto e per molte ragioni. Delle volte perché era sinceramente divertito, altre perché una risata poteva significare un buon affare, ed altre ancora perché non capiva cosa stava accadendo. E ridere sembrava il miglior modo di dissimulare,
capita un po' a tutti, no? Si ride quando non si capisce. Per lo più rideva perché si divertiva, nulla di veramente serio gli era mai capitato o sembrava probabile potesse capitargli in futuro. Le cose, vi avrebbe detto avventurandosi nella filosofia, sembravano sempre risolversi da sole. Tutto quello che si deve fare in merito è procurare che qualcosa si metta in moto e poi portarlo a termine. E ridere non guasta. Vedete come ci ha descritto un personaggio che non viene descritto fisicamente così tanto, ma ci ha descritto il suo modo di pensare, la sua indole. E questo è funzionale a tutto quello che lui farà nel proseguio della narrazione, perché fa delle cose che Felicia, sua moglie o la sua compagna non gli dice. Gli dice: stai, lascia perdere, stai attento, non incasinarti in quest'indagine. E lui però invece lascia perdere, vuole continuare, perché è esattamente nello spirito di una persona così, che prende tutto un po' a ridere, che pensa che tutto lascia andare la corrente e si metterà a posto e chi se ne frega, facciamoci una risata. È molto molto calzante la descrizione psicologica che Holiday Hall ha dato del suo personaggio rispetto a come lui si comporta nell'arco narrativo. Molto molto ben fatto. Questo è l'ultimo brano che vi leggo per farvi vedere la potenza di un cliffhanger, come si fa un cliffhanger fatto bene, che è qualcosa di veramente bellissimo se sapete scrivere, se scrivete o se siete degli scrittori, ma anche per un lettore leggere un cliffhanger così è qualcosa di gratificante. Sentite. Questo avrebbe potuto essere una riprova della sua convinzione che tutto ciò che si deve fare è procurare che qualcosa si metta in moto e poi portarla a termine, come vi ho detto nella descrizione. Di certo spiega perché si trovavano a Vienna, all'Hotel Continental Europa, quando il telefono squillò e il primo rivolo della paura che era rimasta sommersa uscì allo scoperto. Questo riferimento alla paura è un aggancio all'incipit. Se anche tutto questo libro non valesse la pena di essere letto, compratelo o almeno cercate di recuperarlo e datevi mezzo minuto per leggere la prima pagina. La parte più bella, più potente in assoluto di tutto questo libro è senz'altro l'incipit. Io ho fatto un video dedicato a cos'è l'incipit, andatevelo a guardare, il link è qua sopra. L'incipit è un momento fondamentale del libro. Come vi ho detto, nel modo in cui una persona sceglie un libro, l'incipit è quello che ti fa entrare, che ti catapulta, che decide se tu andrai avanti nella lettura o no. Nella maggior parte dei casi è così. E l'incipit di questo libro è uno dei più belli che mi sia mai capitato di leggere, dei più belli in assoluto, e di una potenza e di un fascino tremendo. Adesso ve lo leggo e spero che anche voi, come me, apprezzerete la potenza di questi incipit. In principio c'era terra e pietra ed una goccia d'acqua. La terra e la pietra ristanno, ma l'acqua si muove, cresce. Si fa rivolo e torrente, il torrente diventa fiume. Ci sono molti fiumi, uno il Danubio, un altro è la paura. L'uomo che camminava per la strada non era consapevole, ma ne era parte. Viveva a Vienna ed aveva paura. Per me questo tipo di incipit così è uno dei più belli, uno dei più forti che mi sia mai capitato di leggere in assoluto. Per cui, se anche questo libro non valesse la pena della lettura, la pena del vostro tempo di lettura, godetevi questo incipit, che vi metto anche qua in sovrimpressione per farvelo leggere coi vostri occhi, col vostro tono, ma un incipit così bello mi è capitato davvero poche volte. Qualcuno alla porta di Geoffrey Holiday Hall, il secondo romanzo che conclude la ristrettissima bibliografia dell'autore dal nom de plume Geoffrey Holiday Hall, lo sconosciuto autore fantastico di questi due libri, ovvero Qualcuno alla porta e La fine nota. Anche per oggi è tutto, alla prossima!